Parentesi particolare quest'oggi a un caffè fuori campo riguardante il calcio regionale ed interregionale, perché quest'oggi abbiamo come ospiti due fratelli che giocano qui in provincia di Cuneo, cioè Luca e Paolo Beltrame. L'uno gioca al Villanovetta in prima categoria, il secondo invece in Serie D al Bra, un Bra che potrebbe andare in Serie C l'anno prossimo. È in corsa, adesso qua ci saranno tutti gli scongiuri del caso, però è in corsa per vincere il campionato di Serie D. Da chi partiamo? Allora, partiamo da Luca, siccome Paolo ha riposato questo weekend. Partiamo dalle note dolenti, perché il tuo Villanovetta ha perso male contro la Montatese, un 7-1 se ricordo bene, che non lascia molto spazio ai commenti. Raccontaci questa partita per quello che si può raccontare, e poi in generale su questo campionato del Villanovetta. Prima di tutto, ciao a tutti. Come prima intervista, commentare un 7-1 non è facile. Detto questo, nessun alibi, nel senso che tutta colpa nostra. Purtroppo una partita che è iniziata male in un campo brutto, non è assolutamente colpa del campo, però purtroppo i fatti dicono che abbiamo preso 7 gol e quindi tutta colpa nostra. Io come i miei compagni non vediamo l'ora di giocare domenica prossima, perché probabilmente domani non si gioca, per ribaltare questa brutta figuraccia. Assolutamente. Per il Villanovetta, io è il primo anno che gioco qua, sono in un gruppo fantastico, mi trovo veramente bene, sono molto fiducioso. Poi abbiamo anche un mister che è subentrato a quello che aveva iniziato la stagione, che è molto meticoloso e molto preparato, quindi se riusciamo a far combaciare la nostra intelligenza di gruppo, le nostre potenzialità che abbiamo anche sul campo, potremo, e mi auspico, di arrivare a una salvezza, che è il nostro obiettivo, discretamente, tranquillamente. Ecco. Diciamo che una sconfitta 7-1 è difficile appunto da commentare, però si può commentare il fatto che siete molto discontinui come squadra. Passate da vittorie ottime, forse anche inaspettate, per 3-0 nella partita prima, che ora mi sfugge contro chi eravate, contro la Vicese, che è una squadra di media quasi alta classifica, e poi questa ecatombe disumana contro la Polisportiva Montatese. È una problematica relativa al gruppo, relativa alla vostra giovane età, perché comunque, a parte alcuni elementi, siete una squadra giovane, e o cosa riconduci questi risultati altalenanti? Ma probabilmente la giovane età, e forse io è il primo anno che faccio la categoria, quindi mi prendo anche le responsabilità, anche se credo di mi sto impegnando e sto cercando di fare il meglio possibile. Secondo me, non dimentichiamoci che dall'anno scorso il Villanovetta ha cambiato tanto, e quindi adesso non voglio dire numeri a caso, ma 6 undicesimi forse sono nuovi, e quindi vediamo anche in altre categorie, anche in Serie A, Serie B, che quando c'è un cambiamento così non è mai facile riuscire a preparare i meccanismi e a farli andare sempre al 100% tutte le domeniche. Stiamo lavorando per questo, il nostro mister sta facendo bene e ci sta preparando sempre bene ogni domenica, e quindi speriamo, anche con la nostra appunto volontà, di cercare di continuare a
a fare dei risultati positivi per più tempo possibile. Che il vostro girone, che è il girone G, vero? In questo inizio 2013 è stato falcidiato, diciamo, dai rinvii, dai recuperi per la neve, infatti sarà un'incognita continua da qua almeno fino alla primavera, perché anche domani, cioè oggi, recuperi che dovevano essere disputati non verranno disputati per The Big Snow, che poi è stato abbastanza little perché qua ha nevicato poco, però questa neve è andata a sommare a quella che già c'era. Poteva essere forse gestita direttamente la situazione, magari rinviare il campionato interamente di un paio di settimane in modo da poter far giocare tutti poi insieme, perché comunque questo girone ogni settimana mancano 3-4 partite, quindi la situazione è anche un po' complicata, e se anche queste problematiche possono aver influito magari sulla partita di domenica, che comunque giocare con dei campi ai limiti magari non è proprio facilissimo. Ma col senno del poi, valutare il lavoro che sta facendo la federazione sui gironi forse è facile, però effettivamente iniziare, io parlo come giocatore di prima categoria, non faccio questo di lavoro, rinviare di un paio di settimane, anche perché è una zona, Cuno non è che è una zona che si sa che la neve prima o poi arriva, e negli ultimi anni è sempre arrivata a fine gennaio, febbraio, si può pensare di iniziare qualche settimana dopo ed eventualmente mettere anche un paio di turni infrasettimanali sia all'andata che eventualmente il ritorno, perché appunto adesso ci troviamo con una classifica falsa, perché ci sono squadre che hanno giocato 14 gare, altre che sono a punteggio, hanno giocate tutte. Di sicuro la sconfitta di domenica non è dovuta a questo motivo qua, e oltretutto noi non possiamo attaccarci alla nostra condizione fisica, perché siamo gli unici del girone che, giocando in un campo sintetico, abbiamo avuto la possibilità di allenarci sempre. Rinviare di un paio di settimane sarebbe anche molto semplice, ed è un appello che molte società fanno, anche perché maggio non viene praticamente utilizzato per giocare, ma evidentemente qualcuno vorrà andare al mare di quelli che decidono, e quindi giustamente perché stare in federazione in via Volta a Torino. Dopo questa piccola critica, stavamo analizzando prima la situazione di una squadra che cambia 6, 7, 8 undicesimi, che è molto difficile. I Bra quest'anno ha cambiato 6, 7, 8 undicesimi, eppure sta facendo molto bene. Merito di Daidola, merito del gruppo, merito dei giocatori che sono arrivati, che si sono integrati subito bene. Paolo, spiegaci un po' come sta andando. Ma sicuramente il merito è un po' di tutti, perché comunque, a partire da un allenatore che è molto determinato, che ha cercato sin dall'inizio di darci un'impronta come squadra molto determinata, come il suo carattere, sicuramente quello ci ha aiutato. Devo dire che io, come mio fratello, sono in un gruppo stupendo, e comunque aiutato anche dalla situazione della classifica a noi favorevole, dai risultati, perché è semplice da dire, ma le vittorie aiutano anche a formare un gruppo. Perciò il merito è abbastanza di tutti, di noi giocatori che comunque dobbiamo scendere in campo la domenica, come dello staff, con in primis il mister, ma metto in mezzo anche direttore, massaggiatore e magazzinieri vari. Perciò il merito è da dividere praticamente equamente all'intero organico. Che atmosfera si respira sotto la zizzola? Cioè, avete scoperto le carte, la società nel senso ha scoperto le carte, puntiamo a vincere, o un po' per scaramanzia, un po' per altri motivi magari non se n'è ancora parlato, anche perché poi una promozione sarebbe una promozione che comporta onori ma anche oneri, perché passare dalla D alla C2 lo sappiamo tutti che sarebbe un costo non indifferente.
Ma quest'anno dobbiamo dire che siamo partiti come una semplice matricola, come tutti ci descrivevano. Poi partita dopo partita siamo diventati la cosiddetta matricola terribile del campionato. Siamo sempre riusciti a stare lì davanti. Forse massimo di stacco abbiamo avuto a inizio un 5-6 punti dall'allora Chieri primo in classifica. Poi piano piano ci siamo sempre più affermati con delle vittorie e con un gioco anche convincente, perciò adesso siamo una realtà in questa categoria tra virgolette consolidata, una squadra che però viaggia coi piedi per terra, perché comunque le 12 partite che mancano alla fine saranno per noi tutte delle finali, poiché sicuramente ci saranno delle squadre che lotteranno per non retrocedere, e la retrocessione è sempre una brutta bestia. Io ne so qualcosa l'anno scorso ad Alba, e comunque l'anno scorso io in primis, quando vai ad affrontare le squadre prime in classifica, ci sono delle motivazioni che sorgono ancora di più di quelle che sono dei tre punti. Quindi il cammino è ancora molto lungo. Noi come squadra e come società ragioniamo partita dopo partita. Adesso abbiamo domenica l'Imperia in casa, che comunque arriva da due o tre vittorie consecutive. Noi arriviamo sì da due risultati utili, che il pareggio Lavagna e due domeniche fa col a Besozzo contro non mi viene il nome. Comunque, però abbiamo nelle ultime uscite il gioco non è stato più convincente, forse come numerose partite dell'andata. Quindi siamo lì, sappiamo benissimo che adesso il nostro obiettivo è quello di rimanere lì dove siamo. Abbiamo 3 punti di vantaggio, che sono tanto come non sono niente, perché 12 partite sono ancora lunghissime. E perciò vedremo come sarà l'evolversi del campionato. Sicuramente adesso, essendo lì a quasi metà ritorno, sicuramente puntiamo ad arrivare nel miglior piazzamento possibile, anche perché comunque penso che la promozione ce la giocheremo in 4, che siamo noi, la Lavagnese, il Santià e il Chieri comunque sembrava fosse sprofondato più in giù, invece rimane sempre lì a 4 punti. Quindi sarà dura, ma fino in fondo sicuramente proveremo a rimanere attaccate le prime. Spezzo una lancia a favore suo, perché non si ricordava con chi avevano giocato la penultima, a dimostrazione che tutti gli avversari sono uguali e che quindi non fa differenza. Allora, un reparto avanzato, quello braidese, decisamente nutrito. C'è Diagne, c'è Dalla Costa, c'è Baldi, ci sei te, c'è Chiatellino, c'è Sinisi, che possono giocare su, ormai li so memoria, perché forza di fare il pezzo con il mister riusciamo a focalizzare bene. Sembra che sulla fine dei conti siano girati un po' tutti tranne te. Te sei utilizzato nel 4-4-2 come esterno di destra, nel 4-2-3-1 come esterno di destra, nel 4-3-3 come esterno di destra, quindi sei diventato un punto fermo della scacchiera di mister Daidola, mettendo in panchina giocatori di una certa levatura come Masi, che adesso vabbè è infortunato, però arriva da una stagione da protagonista assoluto. Secondo te a cosa è dovuto questo? Cosa vede in te il mister per puntare così forte? Ma è una domanda molto difficile questa. Sicuramente il mio mister, come ho già detto all'inizio, è una persona molto determinata che non guarda in faccia nessuno, perciò le scelte le fa settimana dopo settimana. Certo, io ho fatto un buono, se non ottimo, inizio di stagione, che forse neanche io speravo, perché comunque sono arrivato a giocare in punte di piedi in una realtà nuova, che comunque era quella del Bra, che di cui non conoscevo né società né ambiente, anche se tutti me ne avevano parlato molto bene. Io sicuramente ho fatto frutto dell'esperienza passata ad Alba, che nonostante la retrocessione ho, sem-
quasi sempre giocato, ho fatto le 15 presenze nel girone di ritorno quando sono andato, perciò quello è stato un punto a mio favore. Ho avuto la fortuna di fare un buon ritiro, che comunque a mio avviso è fondamentale per la prima parte di stagione soprattutto. Ho avuto la fortuna di poter giocare in un modulo in cui riesco a esprimere meglio le mie caratteristiche, che comunque l'esterno sia di destra che di sinistra, perché vengo spesso più utilizzato sulla sinistra che sulla destra, comunque rende al meglio il giocatore che sono. Quindi diciamo che nonostante le numerose alternative, per adesso sta andando tutto bene, io mi impegno al massimo in ogni allenamento come se fosse la domenica. Poi sicuramente mi reputo un giocatore abbastanza generoso, perché se c'è da ripiegare sono il primo, perché penso che l'importante sia non prendere gol. Poi Di Agnella giù davanti prima o poi la butta dentro, o Baldi. Reparto offensivo molto, molto ampio, e si sta imponendo alle luci della ribalta il buon Di Agne, che Marione, che è anche ultimamente oggetto di alcune voci di mercato importanti. Addirittura si parla anche di Catania, che sarebbe un salto clamoroso. Secondo te è un giocatore che potrebbe sopportare un salto del genere? Comunque è un giocatore meritevole di comunque il calcio professionistico C2, C1, se non proprio addirittura Serie A? E se poi in rosa, a parte te ovviamente, c'è qualche altro giocatore che meriterebbe palcoscenici più importanti della Serie D? Ma sicuramente il nostro Mario, anche perché io non l'ho mai chiamato né Di Agnè né Mbai, anche perché mi risulta persino difficile nominarli, preferisco chiamarlo Mario, e ha delle grandi prospettive davanti a lui, e l'ha dimostrato facendo un salto di 4 categorie dalla prima alla Serie D, e non è un salto facile. Non è un salto facile anche avendo davanti giocatori come Dalla Costa, Baldi, perché bisogna ricordare che, come ho detto prima, il nostro mister non guarda in faccia nessuno, e a tal proposito ci sono state partite in cui Dalla Costa a turno e Baldi si sono accomodati tra virgolette in panchina per dar spazio a un giocatore nuovo, a un giocatore di cui non si sapeva l'esistenza, una vera e propria scommessa che per adesso sta ripagando la società, perché comunque 15 gol alla prima avventura in un campionato interregionale, che non è un campionato semplice, e sicuramente sono sicuramente molti. Quindi io non so le voci di mercato, le ho sentite, non le ho sentite, sicuramente i gol parlano per lui, i gol infatti parlano per lui, e sarei molto contento se lui dovesse fare un salto del genere, perché comunque se lo merita, è un ragazzo a posto, deve sicuramente come tutti cercare di non montarsi la testa, perché è facile passare da una grande esploa a un tracollo. Infatti quello è forse la sua unica pecca. Comunque per il resto anche noi comunque siamo, come la squadra di mio fratello, una squadra molto giovane. La maggior parte delle partite giochiamo con più under di quelli che sarebbero di regola, quindi ci sono parecchi giovani interessanti, così come i tra virgolette vecchi sono comunque un punto fermo della nostra formazione. Sicuramente giocatori come Baldi sono giocatori d'altra categoria, Dalla Costa un altro giocatore, poi vabbè, in mezzo al campo abbiamo Briano, che i fatti parlano per lui, il Palmares è dalla sua parte,
e poi sicuramente anche i due centrali difensivi sono per noi molto importanti, anche se domenica mancheranno entrambi per squalifica. Poi sicuramente il portiere dietro ci sta dando una grossa mano. Domenica dobbiamo ringraziare Maio se siamo riusciti a portare a casa i 3 punti, perché in parecchie circostanze ha salvato il risultato. Quindi è una squadra che comunque ha delle caratteristiche ben definite, è una squadra che viaggia più che sui singoli, viaggia proprio per un'omogeneità di squadra che comunque ci ha permesso di arrivare dove siamo adesso. Ultima cosa su Diagne, appunto lui si ispira a Balotelli, ma c'è una ragione particolare o... cioè, non mi sembra, e gli auguro per lui di non essere testa pazza come il buon vecchio Mario, quello vero. Come stile di gioco si ispira a lui o come personaggio, gli piace come personaggio? Forse come taglio di capelli a sto punto. No, a parte gli scherzi, sicuramente il fisico come il vero Mario è della sua parte, perché comunque è un giocatore dotato di un fisico impressionante, col pallone tra i piedi non lo sposti, e in area sicuramente è un osso duro per i difensori. E forse a differenza del Balotelli vero, Diagne è più un bomber d'area, è uno che non esce magari sulla tre quarti a prendere i palloni, li aspetta dai compagni che cercano di servirlo. Lui laggiù davanti rappresenta per noi un perno molto importante, e il modulo con cui giochiamo sicuramente lo facilita, perché sia dalle fasce che dalla parte centrale del campo riesce a dire la sua. Infatti lo dimostrano i vari gol di testa, dei calci d'angolo, ma anche a Lavagna ha fatto 2 gol su palle filtranti di Baldi, perciò dove c'è la palla in area di rigore facilmente si trova anche Mario, il nostro Mario. Da apprezzare tra l'altro la diplomazia di Andrea, che da buon interista non ha esagerato con i commenti su Balotelli. Davanti alle telecamere la tua diplomazia è veramente ammirevole. Usciamo dall'ambito strettamente tecnico e parliamo del vostro essere una famiglia sportiva. Che rapporto avete riguardo ovviamente al calcio, ecco, a casa? Se parlate tanto delle vostre esperienze sul campo, come la vivete? Sfottò magari perché lui si è reduito in prima, non so, qualcosa. Ma questa domanda forse mia mamma sa rispondere meglio, perché mia mamma, purtroppo per lei, deve sopportare, ma tante volte veramente guarda con noi partite, servizi, studio sport, infatti ce lo rinfaccerà per tutta la vita. Ma detto questo, sì, noi siamo nati, come si dice, mangiando pane e pallone. C'era nostro nonno che giocava a calcio, nostro zio e nostro papà, quindi abbiamo sempre, sia io che lui, abbiamo iniziato prestissimo a giocare. A 3-4 anni andavamo già a giocare tutte e due nell'Ausilium Saluzzo, dove poi abbiamo fatto le giovanili. No, scherzavo prima, gli sfottò non sono per quelli, ma perché da quando lui a 8 anni è stato preso nel Torino, io dico che da lì è stato flashato, perché era della Juve e dopo il primo provino, come Men in Black, gli hanno fatto cancellare quello che di buono avevo fatto, l'hanno fatto diventare del Toro. e quindi gli sfottò sono più per Toro e Juve, non per categorie
differenti, anzi io sono il primo tifoso forse di mio fratello, perché quando posso cerco sempre di andarlo a vedere, l'ho già portato ad allenarsi, l'ho già portato a vedere per quanto posso le partite. Certo, quando era qua per esempio a Cuneo, quando giocavo in Serie D e con la Juniores Nazionali che giocava il sabato, per me era l'ideale perché giocavano appunto sabato pomeriggio, quindi io il sabato era dedicato al fratello e poi io giocavo la domenica e quindi andava bene così. Cosa dire di chilometri? Dobbiamo ringraziare i nostri genitori, ma più diciamo mia mamma, mio nonno, perché hanno veramente fatti tanti per portarci e per portarlo a giocare, perché poi lo dirà lui, quando è stato preso aveva appunto 8 anni, faceva terza elementare, giusto, e facevano comunque 3 allenamenti a settimana senza rimborsi spesa eccetera, quindi è stato anche un investimento, no, però è stato un impegno che appunto è stato importante anche a livello familiare, quello senza dubbio. Passo parola a quello lì più forte. Ma sì, bisogna dire che appunto siamo, come ha detto lui, nati con pane e pallone, e non solo nei discorsi, perché comunque io e lui un pallone o due in casa piccoli ce l'abbiamo sempre, e una volta quando eravamo forse meno ingombranti riuscivamo ancora a giocare un po'. Adesso se giochiamo rischiamo solo di farci male, quindi meglio giocare a FIFA, in cui anche lì forse sono più forte io. Perché gioca di più. E a parte gli scherzi, non ho molto da aggiungere a quello che ha detto lui, perché comunque sottolineare l'impegno della nostra famiglia per noi è sicuramente fondamentale. Se non ci fossero stati, comunque, se non ci fossero per me, mio zio, mia madre, non ci fosse stato mio nonno, sarebbe stato molto dura, perché comunque a 8 anni, 9 anni, fare allenamenti, 3 allenamenti alla settimana a Torino dalle 5:30 alle 7:30 è stato un impegno. Fortunatamente io ho giocato 7 anni, gli ultimi anni riuscivo a viaggiare in treno, quindi ero un pochettino più autonomo. Però comunque per le partite, se lui non mette in mezzo me, io devo mettere in mezzo lui, perché comunque lui, fin quando non ho avuto la patente, è stato uno dei miei primi autisti, tra virgolette, e quindi non posso che ringraziarlo. Perciò sicuramente è un grande impegno da parte di tutti. Poi per noi sicuramente il calcio, più che uno sport, è un divertimento, quindi noi non cogliamo quasi tutte le occasioni possibili per fare 2 passaggi, 2 tiri tra di noi. Adesso tra impegni calcistici e extracalcistici è un pochettino più difficile, ma fino a qualche anno fa eravamo i primi a giocare insieme, e il fatto di una differente categoria tra i due non ha mai pesato, anzi siamo i primi che quando lui gioca mi telefona, quando io gioco gli telefono per primo, uno dei primi, a parte domenica che non mi ha chiamato perché dopo la figuraccia. ho detto magari lo chiamo io, perché secondo me non è andata benissimo, infatti. e non è neanche risposto subito. Io poi sicuramente quando ci vediamo e facciamo bene siamo i primi a dircelo, quando giochiamo facciamo male idem, e come domenica lui è difficile trovare le parole per tutti. Io non è che abbia tutta questa esperienza da poter dire grandi cose, ho solo detto che, utilizzando una vecchia etichettazione di un mese, gli ho detto meglio perderne una 7-1 che 7-1-0, quindi sembra semplice da dire, ma è così. Beh, innanzitutto mi compiaccio della tua guarigione mistica all'età di 8 anni, che comunque ha salvato molte vite questo.
chiudiamo un attimo tornando sulla vita privata. Tu, Luca, lavori in uno studio che ha progettato di recente i campi di allenamento all'Agnasco di Camilla Rosatello. Una cosa fatta in grande, io sono venuto alla presentazione. Ecco, bene, spiegaci un attimo come vivere a contatto col mondo del tennis, che è uno sport completamente diverso dal calcio, e avrai seguito sicuramente le esigenze di Camilla per la costruzione di cosa volevano, cosa non volevano. Come confrontarsi con uno sport diverso? Ma allora, diciamo che mi reputo fortunato perché io collaboro con questo studio e sinceramente avere la possibilità di realizzare in un paese di 1400 persone un impianto che forse a livello nazionale non esiste è veramente una fortuna. Quindi sì, c'è stata un'indagine preventiva dove si sono state buttate giù delle idee con il papà di Camilla, che è stato il promotore di tutto, il finanziatore dell'intervento, Claudio. Con lui, con Camilla e con il suo allenatore, in fase della preprogettazione, si è cercato di realizzare questo complesso per far sì e dar la possibilità a Camilla di allenarsi e far appunto avvicinare altri giovani in questo sport, perché il tennis è uno sport bellissimo che ho praticato e che quando riesco vado a praticare. Lì sono più forte di mio fratello. Almeno una cosa, ma anche abbastanza, no, a parte gli scherzi, appunto questo, si è arrivati a questo progetto definitivo di un capannone che contiene tre campi in un materiale sintetico all'avanguardia, con legati tre piani dove ci sono gli spogliatoi maschili e femminili, gli uffici, come te ben sai, e che palestra e tutto quello che gli atleti possono utilizzare prima e dopo, durante gli allenamenti e le partite. È una sciccheria forse in un momento del genere una struttura così. Diciamo che ben venga un investimento privato che va un po' fuori dal classico, perché vuol dire che in un momento difficile di crisi e non crisi si sta cercando anche di vedere altre prospettive, e secondo me dare la possibilità a delle persone di avvicinarsi al tennis, quindi di far continuare dei club che magari in altri paesi sono un po' in declino, è una cosa molto importante. Comunque, quello che mi dicevi, sì, Camilla come il suo allenatore ci hanno indirizzato sullo studio preliminare di questo impianto, che oltre a questa struttura interna è formato anche da due campi in terra battuta all'esterno, così con cinque campi complessivi che danno la possibilità sia d'inverno che d'estate di giocare sempre. E quindi anche lei, anzi faccio in bocca al lupo a Camilla, perché ora non c'è più nessuna scusa, allenati e porta in alto il nome di Lagnasco. Questo mi dà l'assist per ricordare che, a meno di impegni agonistici dell'ultimo minuto, proprio Camilla Rosatello sarà ospite la prossima settimana qui, dovrebbe essere, al 90% dovrebbe esserci. Ultimissima cosa, pronostici secchi per entrambi. Per Luca, chi vincerà il campionato di prima categoria al vostro girone e con chi dovrete lottare per
la salvezza. Invece per Paolo, visto che pronostico su chi vince la Serie D, meglio che non te lo chiedo, pensi che l'Albese vincerà il campionato e salirà quindi direttamente in Serie D, e se la Prodronero potrà fare bene nei playoff, andare avanti, magari passare attraverso i playoff? Secondo me la GM Tarantasca ha tutte le carte in regola di fare il salto di categoria, perché la squadra, anche se noi in casa contro la GM abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo perso 1-0, però hanno dei singoli che sono di un'altra categoria, perché hanno un attacco con Prato, centrocampo con Mana, il mio amico Mattia Gabutto che ora è infortunato, sono giocatori che fanno la differenza. Poi appunto contro di noi, non mi ricordo chi è uscito, è entrato forse Gasparro, che è un ottimo giocatore di categoria e forse anche di più, anche se il Genoa sta facendo bene, di sicuro non sarà anche, non vedo un ammazza campionato, quindi se la giocherà, però forse la gente tarantasca è quella che può vincere il campionato. Noi dalla metà classifica in giù è tutta un'incognita, forse ci sono una squadra che poi chiamiamo a Materasso, perché ora il Trevalli non è in una condizione favorevole, anche perché non ha più fatto punti, forse anche nel mercato invernale ha perso qualche giocatore, e quindi vedremo. La Vicese, poi basta fare un passo falso che tutte le squadre che magari hanno qualche punto in più vengono risucchiate in questa brutta pozzanghera della lotta per la retrocessione, quindi noi ce la giocheremo con tutte, io sono fiducioso, e poi i conti si fanno a maggio, no? Ma sicuramente l'Albese ha fatto uno squadrone per la categoria. L'Albese e Prodronero si sapeva che dovevano essere le due squadre favorite per la vittoria dell'eccellenza. L'Albese, anche mettendo a confronto gli ultimi risultati della Prodronero, ha fatto uno scatto che, anche se il campionato è ancora lungo, è abbastanza decisivo, perché 7 punti o forse di più, sono 7 punti, sono comunque tanti da recuperare per la Prodonero. Io, senza scontri diretti, che ha vinto tutti e due l'Albese, io poco tempo fa ho avuto occasione di parlare con il mister Rosso, che io ho conosciuto e ho avuto come allenatore l'anno scorso. Lui mi ha detto che avrebbe piacere di fare il derby il prossimo anno. Io gli ho detto: ben venga che voi salite, ma anche se non facciamo il derby è meglio anche per noi. Quindi sicuramente vedo un Albese in grande spolvero nelle ultime giornate, un Albese che può sicuramente vincere il campionato di eccellenza, anche se la Prodronero è una squadra molto attrezzata, soprattutto nel reparto avanzato, dove puoi contare Dutto, De Peralta, e con nuovi arrivi come Isoardi, che sta facendo molto bene, e con gli arrivi gli ultimi di Serra, ad esempio, può sicuramente fare bene nei playoff. Poi il campionato appunto è ancora molto lungo, sicuramente col senno di poi l'Albese avesse avuto l'anno scorso la squadra che ha quest'anno, magari qualche punto in più si sarebbe potuto fare, quello lo dico senza tirare frecciatina a nessuno, però è una mia considerazione che penso che sia comunque condivisa dagli addetti ai lavori e da coloro che seguono il calcio nel Cuneese, ma non solo. Ultima cosa, quando sei entrato qui al Dama 3, Marco Garavelli ti ha abbracciato in maniera molto affettuosa e ci ha pronosticato la tua salita al trono dei Garavelli, nel senso lui sarà il mio erede. Ti rivedi un po' in lui o ringrazi, ma sei un giocatore diverso?
Ma sicuramente lui è molto, ma molto più forte di me. Però abbiamo forse anche caratteristiche diverse. Lui agisce più in mezzo al campo come trequartista, io sono più esterno. Sicuramente il fatto che mi abbia eletto, tra virgolette, al suo erede non può che farmi piacere, perché comunque Marco, sia dal punto di vista calcistico che dal punto di vista umano, è una persona che mi ha aiutato moltissimo nella mia parentesi al Cuneo durante l'anno della promozione della Serie D alla C2. È un giocatore che io stimo moltissimo, perché secondo me ha dei colpi da altre categorie, infatti lo sta dimostrando ancora quest'anno che la C1 la può fare benissimo. Spero col cuore che il Cuneo abbia una salvezza tranquilla, ha tutte le carte in regola per salvarsi tranquillamente, ancora di più con l'arrivo di Torri, che comunque per la categoria è un ottimo elemento. Sicuramente se ne sono andati via giocatori con cui ho condiviso un anno fantastico, come Fantini e Sentinelli su tutti, con i quali io comunque avevo un ottimo rapporto. Mi dispiace molto, ma sono sicuro che anche loro faranno bene nelle loro nuove esperienze, perciò non posso che augurare sia loro che al mio amico Gara, che a tutto il Cuneo, un ottimo proseguo di campionato, e speriamo che la salvezza arrivi il prima possibile. Quindi noi ringraziamo i fratelli Beltrame per questa ricchissima chiacchierata, devo dire la verità, e diamo appuntamento come sempre a mercoledì prossimo qui dal Dama 3 con un caffè fuori campo.